a tutti, allora oggi un nuovissimo video e diciamo per questa giornata chiudiamo qui, quindi questo è l'ultimo video e volevo farvi vedere delle ricettine con gli asparagi, i meravigliosi asparagi. Allora ho realizzato per l'appunto tre ricette un po' come vi avevo fatto vedere per le lenticchie, per i ceci, per il farro, quindi tre idee particolari, alternative alle classiche ricette con cui che prepariamo insomma per gli asparagi. Allora la prima in assoluto, che è una delle mie preferite, è al forno gratinati e con sopra un pochino di formaggio, quindi stanno al forno circa 10 minuti, quindi rapidissime, e tanto per far sciogliere il formaggio, quindi sicuramente un piattino leggero, fresco, primaverile. Una seconda alternativa è rifatti, diciamo ripassati in padella con i pomodori e con eventualmente altre cose, per esempio funghi. Io l'ho fatti semplicemente con i pomodori perché adoro come accoppiata asparago e pomodoro. E poi appunto ripassati in padella e messi in un piattino magari con un letto di insalata, insomma. Poi ho avvicinato anche un vasettino di maionese, che trovo insomma gustosa con l'asparago, insomma ci sta bene, lo vedo bene. E poi invece per la terza ricettina ho pensato di fare un primo un pochino più completo. Sono le meravigliose farfalle, che adoro come formato di pasta, e ho unito appunto la panna, voi lo sapete io utilizzo la panna di soia, asparagi, e poi ho condito tutto con un succo di limone, che ragazzi mettete su un pochino di succo di limone a crudo quando andate proprio a servire nel piatto, perché è davvero gustosissimo. Se vi piace come sapore mettetelo, aggiungetelo. E quindi niente ragazzi, allora io vi lascio al video, quindi spero che troverete utili queste tre ricettine semplicissime, ottime insomma per la primavera da portare adesso a tavola, perché appunto si preparano in pochissimo tempo. Vi lascio alle ricettine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!